sono senza fiato. Eric, ho paura! Oh, che succede? Santo cielo, ma che succede? Dove siamo finiti? Ehi, state attenti! Non temete, arciere, barbaro, mago, donna invisibile, cavaliere, acrobata. Quello è Venger, la forza del male. Io sono Dungeon Master, il Gran Maestro, e sarò la vostra guida alla scoperta di Dungeons and Dragons. Come hai osato evocarmi? Sì, mio signore. Dopo molti secoli di ricerche, sono riuscito a trovare il cerchio del potere. Molto interessante. E dove sarebbe custodito? Là dove noi non potremo mai andare a riprenderlo, nella sacra torre dei Cavalieri Celesti. Noi non possiamo entrarci, Venger. La torre si difende dalle persone dall'animo cattivo, le annienta, facendogli affrontare prove di coraggio tremende. E a meno che tu non mi sciolga dall'incantesimo, il cerchio del potere non potrà essere recuperato. Ti stai sbagliando, Decchio. Conosco 6 giovani mortali che senza dubbio sono d'animo più che puro. Prova a convincerli ad entrare nella torre al posto tuo. Accidenti, ve l'avevo detto di non andare da questa parte. Stai zitto e cammina, Eric. Ci siamo persi, grande capo. Dove devo andare? In questo mondo siamo persi comunque, Eric. Ecco perché dobbiamo stare uniti e andare avanti. Uni! No! Sta fermo! State fermi! Ecco. Così, piano! Ah! Oh, no! Gran maestro! Vi saluto, miei giovani amici. Ho notizie per voi. Attraversato il ponte arriverete alla sacra torre. E lì potrebbe esserci una forza così potente da riportarvi al vostro mondo. Bel colpo! Un modo di ritornare a casa, giusto? Posso sapere dov'è il trabocchetto stavolta? Prima di poter usare questa forza dovete sconfiggere le vostre più grandi paure. Dovrete combattere con un nemico che è dentro di voi. Si può sapere cosa significa? Non te lo dirà mai, altrimenti che gnomo sarebbe. Ah! Ah! Guardate, è scomparso. Niente paura, arrampichiamoci. Il solito caffone, non potevi chiedere permesso? I miei occhiali! Mi hai salvato, Sheila. Ti ringrazio. Senza questi non ci vedo a un metro dal mio naso. Sbrigatevi, avete sentito che cosa ha detto Hank? Levatevi subito di lì. Chi è adesso? Che succede, Eric? Vattene, vattene! Lasciami in pace! Un momento, messere. Accidenti! Ora tocca a me, giusto? A me le orbite, amico. Alla Kazao, abracaporto! Mi sbarazzo di te con il teletrasporto! È per lei, signore! E dovrebbe essere la sua mamma! Non credo abbia mai avuto una mamma! D'accordo, un mucchietto di ossa. Vediamo se hai abbastanza fegato da prendertela con me! Prendila, Sheila! O la va o la spacca! Attacchiamolo insieme! Fermi, non sono venuto per combattere! Chissà cosa avresti fatto se fossi venuto per combattere! Che tu mi creda o no, io sono venuto per parlarvi! Tutto qui! Ma purtroppo il mio aspetto ti ha letteralmente terrorizzato! Veramente anche a me? D'accordo, parliamo!
ma la spada la teniamo noi per il momento. Il mio nome è Decchion. E molto tempo fa ero un cavaliere celeste di un gruppo di guerrieri mistici. Davvero? E che facevate di bello? Percorrevamo i cieli, dando la caccia alle forze del male. E come andava la caccia? I miei compagni sono andati via. Io invece sono rimasto vittima di un incantesimo che mi ha trasformato in quello che sono. La mia unica speranza è ritrovare il cerchio del potere, l'arma più potente dei cavalieri celesti. Essa può rompere l'incantesimo, ma il magico cerchio è rinchiuso nella sacra torre e un sortilegio mi impedisce di entrarci. La sacra torre? Ma non è il posto dove ci è detto di andare Dungeon Master? Fermala, Hank! Se non lo fai, ho paura che ci troveremo in un mare di guai! Intanto vediamo di raggiungere questa famosa sacra torre. Tu ci tieni a tornare a casa? Ma ecco, veramente io... Possiamo andare quando vuoi, Decchio. Possiamo andare quando vuoi, Decchio. Siamo arrivati. Ecco la sacra torre. Ma è altissima. Che cosa c'è in cima? Un potere. Lo stesso magico potere che mi impedisce di entrare nella torre. D'accordo, Decchion. Tocca a noi ora. È chiuso. Andiamocene via. Un momento, Eric. Ma non è possibile. Da dentro sembra più grande che da fuori. È una torre fatata, ragazzi. Io vado ad aspettarvi alle rovine che stanno a est. Facciamoci coraggio. Prima andiamo dentro, prima torneremo a casa. Se quel mucchio d'ossa non ci ha detto una cosa per un'altra. Questo posto mi mette i brividi. Anche a me. È come se qualcuno mi stesse leggendo nel cervello. Ma non c'è molto da leggere. Proviamo questo cerchio magico e andiamoci. Stai calma, non la ritroveremo mai piangendo. Dobbiamo riuscire a trovarla, Hank. Bobby! Hank! Venite fuori! Lo sapete che ho paura a rimanere da sola! Presto! Eric! Aiutatemi! Sheila! Sheila! Dove sei, Sheila? Povero Bobby. Tu restagli vicino, Diana. Io vado a dare un'occhiata lì. Penso io a quel muro! Sim sim salakabim! No, no, no! Che succede? Dove sono finiti, Eric? A presto! Tu e il tuo stupidissimo cappello! Ah! Ma chi ha piantato un albero in mezzo al corridoio? Ascoltami, Eric. Siamo noi nel posto sbagliato e non quell'albero. Così non ci riuscirò mai. Ma dovrà pure esserci un modo per uscire di qui. Forse questa scala. Accidenti! Ma chi me l'ha fatto fare di non prendere l'ascensore? Che colpa ne ho io se il cappello ci ha portati fin qua? Ammettiamolo, presto. Sei un asino di prima classe.
È per questo che tutti quanti ti ridono dietro. Io al posto tuo mi vergognerei a uscire di casa sapendo che faccio ridere. Oh no! Sono diventato un asino! Non c'è niente da ridere, presto! Aiutami, ti prego, cerca di fare qualcosa per me! Ci proverò! Ah, aiuto! I miei occhiali! Non vedo più niente! Guarda come sono buffi! No! Ma che bello! Smettetela di ridere di me, brutti spiriti! Eric! E quell'orbo si crede di essere un mago! Che sta succedendo? Cosa c'è dietro di te? Qui è come perdersi nella casa degli specchi. Certo, però non è divertente come a Luna Park. Prende uno. Deve esserci qualcosa in quello specchio. Non saremo noi quelli lì. Diana! Io sono invecchiata di colpo e tu diventi sempre più piccolo. Io non voglio ridiventare piccolo, no! Non ce la faccio più a tenere il bastone. Sono troppo debole. Questo è peggio di un incubo. Accidenti, no! Qui si mette male. Finalmente, il cerchio del potere. Speriamo ne sia valsa la pena, almeno. Aiuto! 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 Ci dia una mano. Devo fare qualcosa. Ma dove saranno? È tutta colpa mia. Sono stato io a dire ad aiutare Deccion. Che bella decisione che ho preso. Sin da quando siamo finiti in questo mondo io ho paura di... Un momento. Cos'è che ha detto Dungeon Master? Bisogna sconfiggere il nemico che è dentro di noi. La Sacra Torre ci sta attaccando mostrandoci le cose che noi temiamo di più. Dobbiamo smettere di avere paura. Ragazzi, ascoltate, sono Hank. Ho capito una cosa. Siamo attaccati dalle cose di cui abbiamo più paura. Hank! Dobbiamo reagire, non fatevi spaventare. Allora non sono sola. Giusto. Non ho più paura, Hank. Eric, presto, riuscite a sentirmi? Il nemico è la paura. Siate coraggiosi. Secondo te era Hank quello che parlava? Era lui e aveva ragione. Che cosa mi cambia, avere gli occhiali oppure no? Fai presto a rifarteli, io però ci ho rimesso la mia unica faccia. Allora vediamo di ritrovarla. Eric, ho recuperato gli occhiali. Bravissimo, adesso recupera anche la mia faccia. Sbrigati e cerca di tirare fuori qualcosa di utile. Una portaerei atomica, per esempio. D'accordo, Eric, lascia fare a me. Abracazione, voglio qui la marina e l'aviazione. Ehi, ce l'ho fatta. Mi sento molto meglio, presto. Però sei brutto come prima. Eric, che ti prende? D'ora in poi non perderò mai più di vista la mia faccia, ragazzi. Bobby! Dove siete? Diana! Bobby! Ascoltateci! Fanno di tutto per spaventarvi! Non dovete cedere!
Ragazzi, non dovete aver paura! Andata! Grazie al cielo, ci siamo tutti! Ecco qui il motivo della nostra visita, il cerchio del potere. Andiamo a portarlo a Deckion! Un momento, Hank, quello serve a noi! Se lo diamo a Deckion, come facciamo a tornare a casa? Deckion, siamo qui! Avete avuto successo! Mi avete portato il cerchio del potere! Non avere troppa fretta, Arcere. Che cosa sei venuto a fare qui, Gran Maestro? Questo vecchio non è molto cavalleresco da parte tua. I ragazzi hanno il diritto di decidere cosa fare del cerchio, ma prima devono sapere la verità. Quale verità? Molti secoli fa, i cavalieri celesti furono traditi da uno dei guerrieri, un giovane cavaliere. Quel cavaliere si chiamava Deckion. Gli fu promesso un tesoro degno di un imperatore, a condizione che attirasse i compagni in una imboscata. Santo cielo! Se ho ben capito, Mucchio d'Ossa sarebbe un traditore e un bugiardo. Sì, un traditore e un bugiardo. Ma sto pagando per questo. Questo è vero, cavaliere. Il male torna sempre a colui che l'ha causato. Torna sempre al punto di partenza. E per mettere fine al male, bisogna riuscire a spezzare questo cerchio. D'accordo, io dico di mollare Mucchio d'Ossa e usare il cerchio per tornare a casa. Non so più che fare, Eric. Gran Maestro, che cosa dobbiamo fare? Eh? Posso aiutarvi io a decidere? Avenger! E adesso vi farò provare la potenza del cerchio. Hai avuto quello che volevi, Venger. Ora liberami dall'incantesimo. Non sei stato tu a darmi il cerchio magico, Deckion. Me lo sono preso per conto mio. Non ti devo nulla. In compenso, molto presto ci saranno altri 6 scheletri guerrieri a tenerti compagnia. Grazie, Deckion. Sono io che devo ringraziarvi, amico. Il vostro coraggio mi ha fatto capire quello che devo fare. Deckion, in te rimasto ancora qualcosa del Cavaliere Celeste. No! Via di qui! Cosa facciamo adesso? Che cosa ci ha detto prima Dungeon Master? Ma che c'entra? C'entra, non ricordi? Ha detto che il male non finirà finché... Finché non verrà rotto il cerchio! Ma è chiaro! Largo! Fermati! Presto, sei impazzito! Penso di sì, Eric! Ma al volo, Hank! No! Perché avete distrutto l'anello del potere? No! Ragazzi, ma che sta succedendo? Non possiamo fare nulla per lui. Ma che sta facendo? Guardatela! È un'aquila gigante!
Non abbiate paura, ragazzi. Le aquile da guerra attaccano solo i malvagi. Wow, a cavallo di un'aquila! Arrivederci, miei giovani amici. Voi mi avete aiutato a spezzare l'incantesimo di Venger. Quando troverò un modo per farvi ritornare nel vostro mondo, verrò a ricambiare, ragazzi! Scommetto che non lo rivedremo più. Dai, Eric. Ci vediamo, Dekkion, e grazie! Io non riesco a capire. Chi ha tolto la maledizione a Dekkion? Credo l'abbia fatto lui stesso mettendosi contro Venger e insieme a noi. È così che ha spezzato il cerchio del male e ora è tornato ad essere un cavaliere celeste. Io mi sento degno di ritornare a casa, ragazzi. Ma che ne sai tu? Questo posto è casa tua. Stupido unicorno. Che cosa hai detto? Ho detto che domani è un altro giorno.